Punto F, attraverso Francesca R. 11 giugno 2023. Viene permesso di vedere. A seconda del livello evolutivo, cerco di essere chiaro e ti do una risposta molto più tecnica per arrivare a farti comprendere ciò che ti ho detto. A seconda del livello evolutivo, viene permesso di vedere sembianze similari a una forma fisica di chi ha fatto un tratto di vita incarnativa insieme a voi. Ma se il livello evolutivo è differente, che vuol dire un pochino più elevato, non serve vedere la forma fisica della persona che ci ha accompagnato un tratto più o meno lungo della vita incarnativa, ma serve percepire la coscienza che abitava quella forma incarnativa. E questo è quello che avviene, che è l'incontro in realtà più simile all'incontro vero. Le coscienze da quest'altra parte del cosiddetto velo si incontrano quando sono ancora nello stato dell'essere separato e non riconoscersi nell'unico essere, e si riconoscono, dialogano a più livelli a seconda della loro forma evolutiva, e a seconda della loro forma evolutiva si frequentano anche da disincarnate. Ma non è necessario avere un connotato fisico, proprio perché l'energia è rinchiudibile in connotati solo all'interno della manifestazione incarnativa. Non ci sono confini, non ci sono limiti, non ci sono disegni di ciò che si è al di fuori della vita incarnativa. Comprendi quello che ti sto dicendo? Sì. Quindi la risposta è sì, ma non come ora tu hai presente che era.